Buongiorno, bentornati in questo nuovo video e sul canale. Oggi, come avrete letto dal titolo, si torna su una sfida di cibo. Sarà una 24 ore e una 24 ore di solo cibo straniero. Quindi colazione, pranzo, spuntino pomeridiano e cena, solo cibo straniero. Vale tutto tranne il cibo italiano. Molto semplici le regole. Direi di partire subito perché ho fame e per la colazione bisogna prendere la macchina, perché ho scelto un posto che secondo me rappresenta più di tutti la nazione che ho scelto. Quindi andiamo in macchina e si va. Inizio ad avere tantissima fame. Allora, per questo primo pasto ho scelto come paese gli Stati Uniti, anche per avere un po' di familiarità con quello che si mangerà. E scegliendo gli Stati Uniti non potevo che non scegliere il Mac. E infatti eccoci qua. Preso tutto. Ci siamo. Adesso vi dico che cosa ho preso. Allora, per tema Stati Uniti ho scelto, vi faccio vedere subito. Ah, intanto non sono dentro ma fuori, perché anche se siamo a gennaio è una bella giornata, quindi ne approfittiamo. Dicevo, donuts, una così con il marshmallow, mentre l'altra è andata bene. L'altra è cioccolato. E poi un caffè americano a cui arriviamo dopo. Allora, iniziamo a mangiare, io vi lascio qua. Partiamo dalla ciambella al cioccolato. Non è male. Ultimo morso della prima, cioè ci proviamo. Ci siamo, andiamo con la seconda. Spero che anche questa sia buona. La prima non era male per niente. Vai, ultimo di questa e poi si passa al caffè. Cioè, siamo partiti con delle cose non troppo sane in questa giornata. Vedremo poi come proseguirà. Per ultimo di questa colazione troviamo, come dicevo prima, il caffè americano. Io non sono amante di caffè in realtà, però solitamente infatti non ne bevo mai. Però per questa sfida americana bisogna farla. Lo zucchero c'è. Una mescolatina, senza far cadere nulla possibilmente, e ci siamo. Andiamo col primo sorso. È bollente, ma quello ci sta. È un caffè normalissimo in realtà, nulla di che. Ci siamo, missione compiuta. Finita questa colazione ufficialmente, lo possiamo dire? Sì, è ufficiale. Primo passo della giornata, colazione statunitense, finita. E quindi ora ci vediamo al pranzo. Siamo arrivati al pranzo, quindi nuovo paese da cui estrapolare qualche cibo. E dopo gli Stati Uniti con caffè americano e donuts scelgo due cibi questa volta. L'hummus, che in realtà nello specifico non si sa da dove arriva, ma fa parte dei paesi arabi del Medio Oriente, diciamo antipastino, quindi questo hummus. E per primo il couscous, che quello arriva dal Maghreb, cioè i paesi maghrebini, ovvero tipo Marocco, Tunisia, sì, e anche una parte della Spagna che è stata governata per tempo dagli arabi, insomma. E per farlo non sono in un ristorante ma in cucina, e ho il mio assistente Davide, che in realtà avete già visto in altri video. Partiamo con la preparazione del couscous. Gli ingredienti che utilizzeremo saranno couscous, porro, piselli, cipolla, carote e ovviamente sale e olio. Vai, partiamo e iniziamo. Per prima cosa olio nella pentola. Tagliamo la cipolla. Mettiamo la cipolla a soffriggere. Mi sento uno chef. Prepariamo anche le carote. Momento dei piselli. Ci siamo. Porro. È arrivato il momento di pesare il couscous. Vediamo. Già ho fatto danni. Sto cercando di non fare danni, ma non sto facendo cadere tutto. Questa sarà la mia porzione di couscous, circa 70-75 grammi. Mentre aspettiamo che il condimento del couscous finisca, è ora dell'hummus, quindi vediamo gli ingredienti. Abbiamo ceci, tahina, che sarebbe una crema di semi di sesamo, cioè quei cosini sopra gli hamburger. Poi del pepe, aglio, olio e sale e metà limone. Abbiamo messo gli ingredienti tutti in questa ciotola e ora è arrivato il momento di esaltarli. Ci siamo, tutto pronto, couscous, hummus che non ho mai provato, quindi sarà la prima volta. Partiamo dall'assaggio dell'hummus. Carota cruda, si inzuppa praticamente nell'hummus. Così e si mangia. Proviamo. Mi piace. Non sarà quello che fanno in Medio Oriente originale, però è buono, mi piace. E ora arriva finalmente il momento del couscous. Proviamolo. L'hummus è approvato. Andiamo col primo assaggio e vediamo com'è.
Approvato. Approvato. Allora buon pranzo. Iniziamo a mangiare. Ci siamo. Allora, l'ho praticamente finito. È l'ultimo cucchiaio. E devo dire, buono. Mi piace. Ottimo, approvato. Super approvato. Sono sazio, basta però. Allora, sono le 4:30, è arrivato il momento dello spuntino pomeridiano e per questo pasto della giornata ho scelto di andare in India. Infatti proveremo a fare lo sweet lassi, non so se si pronunci così. Praticamente è una bevanda tradizionale indiana a base di yogurt, acqua e spezie e ci si possono anche aggiungere dolcificanti e frutta. Ho trovato infinite versioni di questo, chiamiamolo frullato, e alla fine la mia scelta è stata uno sweet lassi con la banana. Come primo dolcificante ho scelto lo zucchero, che ho visto che in molte versioni è utile. Poi ovviamente c'è stato lo yogurt, ma a me il frullato non piace, è molto denso. Quindi ho iniziato a mettere latte, ma molto latte, tanto latte che praticamente era solo latte. Poi ho rimesso un altro po' di zucchero e infine anche del miele, perché ho visto che in alcuni sweet lassi il miele c'è. Non ho messo però le spezie, in primis perché non avevo esattamente le spezie indiane. E poi perché ho visto che in alcune versioni le spezie sono opzionali, quindi ho scelto di non metterle. Quindi in conclusione questo è il mio sweet lassi. Quindi proviamo questo prodotto tipico o quasi per come poi è venuto indiano. Vai, primo assaggio. Buono. Buono, 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 buono. Il miele gli dà quel tocco di... non lo so, lo senti dopo. Mi piace, un aroma in più. Buono, 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 buono. Avevo già fatto altre volte un frullato normale con latte e frutta. Però con questo miele così, che non avevo mai messo, mi piace. Alla fine non è esattamente il tipico frullato indiano, però l'intento c'è, è buono, quindi spero che apprezziate. A me piace. Test passato, anche questo sweet lassi, ottimo. Cioè, finora abbiamo mangiato comunque bene. Anche se inizio a sentire la mancanza dei prodotti italiani, dico la verità. Vabbè, però oggi c'è questa sfida e la porteremo a termine. Quindi ci vediamo questa sera. È arrivato il momento della cena. Sto andando al ristorante a prendere da mangiare. Sono le 19:50, ordinato alle 20, quindi siamo in perfetto orario. E per questa cena, come paese, ho scelto la Thailandia. Non ho la più pallida idea di quello che sto andando a mangiare, perché non ho mai mangiato thailandese, sarà la prima volta. Ho visto solo qualche immagine su internet e so solo che sarà una cosa con i gamberi, perché quando ho ordinato mi hanno chiesto se volessi gamberi o pollo e io ho detto gamberi. Per il resto non so assolutamente che cosa ci sia dentro e lo scopriremo. Ok, adesso sono un passo dal ristorante, quindi prendo da mangiare, torno a casa e vi faccio vedere che cos'è. Vi dirò anche esattamente che cos'è, perché un nome ce l'ha, però ve lo farò vedere dopo. Non so se qualcuno magari avrà già capito. Ci siamo, sono tornato e proviamo sto thailandese. Sembra interessante e l'odore mi piace. Si chiama Pad Thai sto coso, credo si pronunci così. Ho scelto i gamberi, come dicevo prima, ho scelto il pollo e assaggiamolo. Non so neanche se si mangia con la forchetta. Non è male, è particolare, molto particolare. Lo mangio tutto e poi vi dico cosa ne penso. L'ultimo, sono finissimo, non ce la faccio più, manca l'ultimo. Quindi sfida delle 24 ore terminata e completata. Ho cercato di scegliere dei pasti non troppo comuni, a parte che okay, donuts e magari frullato. Avrei potuto mettere per esempio kebab o sushi, però mi sembrava troppo comune, quindi ho scelto cose più particolari anche che non avevo mai assaggiato. E io spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate apprezzato anche i miei sforzi, perché non è stato molto semplice, anzi non vedo l'ora di tornare a mangiare italiano. Con tutto rispetto per gli altri, erano buoni per carità, ma non ci sono abituato. Detto questo, io ragazzi spero davvero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare mi piace se insomma vi è piaciuto. Poi non dimenticatevi che ci sono anche sugli altri social, trovate tutti i link in descrizione e noi ci vediamo alla prossima. Grazie mille ancora per tutto e niente, ci vediamo alla prossima.